Nell'ultimo appuntamento con Incontri a Teatro intervistiamo la bravissima Linda Caridi, interprete del monologo Il Bambolo, testo originale di Irene Petrazzani per la regia di Giampiero Ludica, sull'abbandono, l'abuso, l'anoressia, una difesa quest'ultima per non suscitare il desiderio maschile. Come l'hai vissuta questa storia? È stato un viaggio intensissimo e intensamente condiviso con tutta la squadra, a partire dall'autrice Irene Petrazzani, il regista Giampiero Ludica, e mi piace citarli tutti perché è stato davvero un viaggio lungo e tortuoso ma appassionato. Anna Zanetti, l'assistente alla regia, Lucia Menegazzo, che ha realizzato le scene e i costumi, e Giacomo Priorelli, che era con noi questa sera a fare le luci, le ha disegnate lui. E poi tutta una grande squadra produttiva e un legame con una realtà che io condivido a Milano, con altri compagni di lavoro, che riguarda i disturbi del comportamento alimentare. Tengo un laboratorio all'ospedale Niguarda da 5 anni e quindi insomma è stato un viaggio dove, come dire, hanno convogliato tante cose che pulsano nella mia vita ed è stato un onore poterlo affrontare. Ecco, il percorso come è arrivata fin qua? Dunque, c'è stata una lunga fase che è durata qualche anno in realtà, perché per mettere insieme la squadra ci è voluto tempo, in cui ogni tot ci ritrovavamo con Irene, con l'autrice, e rileggevamo il testo. Il testo è stato da lei rimaneggiato, riaggiustato, accorciato, e insomma ho seguito tutto questo processo. Nel frattempo facevo tesoro, diciamo, dell'osservazione che potevo portare avanti con discrezione in ospedale durante il laboratorio, per cercare di capire in che modo poter raccontare, sia attraverso il corpo che attraverso i sottotesti, tutto quello che è questa patologia, che nasconde sempre dietro una storia. Non si arriva mai all'anoressia perché si vuole essere magri e più belli, è sempre la manifestazione di un disagio solitamente relazionale, che si traduce nel desiderio di controllare almeno qualcosa, e allora il proprio corpo è più controllabile di una relazione che non funziona. E su questo c'è stato un grandissimo lavoro con Giampiero Ludica, col quale io avevo già lavorato 10 anni fa ormai, sempre su un monologo in siciliano, si chiamava Blu, di Laura Forti, e quindi con lui avevamo comunque negli anni coltivato un codice comune, un linguaggio comune, e la sua regia è molto sull'interpretazione, oltre che sul creare un disegno di scena e un costume, insomma un dialogo con tutte le parti, che in questo spettacolo verte soprattutto sul creare una dimensione di realismo magico, che racconti un po', che possa raccontare la cifra del distaccamento della realtà che una persona che entra a contatto con questa patologia vive. E quindi appunto il suo lavoro di taglio registico, ma anche di grande supporto per la mia interpretazione, mi ha permesso di mettere insieme i dettagli che io cercavo di incamerare sul corpo e tutto quello che è invece il pensiero di questa donna, che già Irene racconta nella grafia del testo. È un pensiero molto fitto ma frammentato, per cui a volte ci sono le parole scritte tutte attaccate l'una all'altra, quando il pensiero corre così veloce che non c'è neanche lo spazio tra una sillaba e l'altra, tra una parola e l'altra, ed è fatto di tanti a capo, quindi il pensiero corre, corre, si interrompe, si congela, poi ricomincia, ricorre. E con Giampiero, durante le prove, abbiamo messo insieme appunto tutti questi elementi per cercare di creare una figura coerente che potesse raccontare col realismo magico anche questa cifra del dismorfismo, della malattia, cioè di percepire la realtà distorta rispetto a come è, di vedere il proprio corpo come non è realmente, e di raccontare un'evoluzione attraverso i 3 quadri, anche attraverso la relazione con questo bambolo che è in scena con la donna e che si trasforma mano a mano che lei si incammina verso la guarigione. Ho letto, credo aver letto da qualche parte, che c'è anche una versione catalana? Sì, assolutamente, sì, perché questo testo vinse con, adesso spero di dire giusto il nome, Fabula Mundi Playwriting Europe. E vinse questo bando. Irene è stata a lavorare una settimana lì, e in sala Beckett, e tra l'altro proprio ieri eravamo in scena contemporaneamente, io e l'attrice spagnola che appunto interpretava la traduzione in catalano del bambolo.
quali saranno le altre tappe del bambolo? Dunque, al momento siamo ad Argo, sala Teatro Argo a Roma, Argo Produzioni e Infinito Produzioni sostengono il progetto, quindi torniamo un po' nella casa dove è stato creato forsennatamente in una settimana di prove lo scorso agosto, e poi al momento saremo al Teatro Manini di Narni e al Teatro di Sacco Perugia. E poi spero che viaggerà e viaggerà, perché c'è il supporto dietro anche di Associazione Erica, una delle due associazioni con cui collaboro a Milano, all'ospedale, e di Officine Buone. E mi piacerebbe molto riuscire a realizzare delle date in cui è possibile anche incontrare i ragazzi o le associazioni o i genitori di chi vive realmente questa patologia, e insomma fare informazione, prevenzione, renderlo un'occasione per illuminare un po' una patologia molto fraintesa, poco conosciuta. Linda Caridi, sei una giovane attrice, hai all'attivo tanta televisione, cinema, adesso anche molto teatro. Ecco, quanto impegno c'è dietro tutto questo? E il lavoro, il nostro mestiere è bellissimo perché è un gioco davvero, ma lo è quando si è lavorato sodo, nel senso che, come mi hanno insegnato a scuola, si è liberi in scena quando si sono assorbite talmente tanto tutte le regole e tutta la tecnica che si può dimenticarla, lasciarla da parte. Quindi è un lavoro molto impegnativo, perché si continua a essere attori anche nei momenti di pausa, e l'andamento di questo lavoro è discontinuo, per cui ci sono lunghi tempi in cui non si lavora effettivamente su un set o su un palco, però si deve continuare a coltivare il proprio strumento, e quindi è un lavoro di allenamento quotidiano della testa, della voce, del corpo e della conoscenza, perché la fortuna, la bellezza di questo mestiere, la cosa che io amo di più, è che potenzialmente si può entrare in contatto con qualunque realtà, conoscere qualunque tematica, e quindi ogni occasione di incontro, di conversazione, ogni libro, ogni film, sono, come dire, un piccolo tesoro da mettere da parte che magari un giorno tornerà utile. Ho letto anche da qualche parte che ti piacerebbe interpretare Medea. Ah sì, sì, è un sogno nel cassetto che ho da quando vidi quella della Melato, interpretata dalla Melato, perché è un ruolo così distante da me come physique du rôle, come voce, perché appunto per me è la Melato quella cosa lì, e quindi è un po' un assoluto impossibile, di quelli che si mettono lì in alto perché così, con la tensione all'impossibile, si migliora di giorno in giorno anche in direzioni che ci sono meno naturali, ecco. Linda, tu sei di origini calabresi almeno per metà, e cresciuta tra Milano e il suo hinterland, ovvero gli stessi luoghi dove si è consumata la tragedia di Lea Garofalo. Cosa ti porti dietro del personaggio di Denise, la figlia di Lea? So che tra l'altro è stato proiettato qui il film, me lo diceva Nicola, il tecnico, e mi ha emozionato molto perché mi ha detto che c'era qui Vanessa Scalera, che è stato uno dei regali più belli di questo film. Marco Tullio Giordana ci ha permesso di creare un rapporto autentico che permettesse di raccontare questo amore tra madre e figlia che la bruttezza della mafia spezza, e quello che mi porto dietro quindi è la grande umanità che c'è nel lavoro che racconta queste realtà, che c'è nel cinema civile che fa Marco Tullio Giordana, ma che c'è in noi esseri umani, che c'è nella gente buona della Calabria, e dove c'è anche un pezzo della mia famiglia, e quindi una grande fiducia nel credere che quella porzione di gente esiste e porta avanti un'idea di giustizia che non è quella della violenza, ma è quella della legge, ecco. Sul pubblico del Teatro del Grillo, la tua impressione, il tuo giudizio? Io sono contentissima, perché mi hanno detto che essere chiamati fuori 4 volte è un risultato raro, e ho fatto doppietta ieri e oggi, mi hanno chiamata 4 volte, e sono molto grata, perché so che, uno, c'è la pandemia, due, è arrivato un freddo straordinario qui, quindi la sala ieri era un po' vuota, oggi più piena, ma sono molto grata, insomma, allo sforzo che hanno fatto gli spettatori per mettere il muso fuori di casa con la mascherina e venire in teatro. È sempre un privilegio avere la gente che mette il suo tempo a disposizione per ascoltare quello che devi raccontare, quindi è stato molto bello anche qui. Meravigliosa Linda Caridi, grazie. Grazie a voi.